È arrivato un pochetto. Oh, spero che non ci siano il mio indirizzo. Qua sta bene lo stesso. Andiamo ad aperlo. Pacchetto aperto. Scatola molto molto carina. Andiamo ad aprirlo con molta. Mi dispiace quasi rovinare l'etichettina. Che peccato. Purtroppo non sono riuscita a salvare l'etichetta. Ah, facciamo l'unboxing. Vediamo, Ah, meno male c'è il bigliettino. Gli facciamo questa sponsorizzazione. Oh, mio nome, grazie per aver ordinato lo spumante. Spero che il tuo ordine ti piaccia. Ti auguro buona giornata. XOXO. Si fa tipo quella Gossip Girl. Fantastico. Mi raccomando, seguitela su Instagram e su TikTok. Procediamo allora. Poi abbiamo i cartoncini, penso che siano allora come pulire e ricaricare i tuoi cristalli. Ah, poi ci sono tutte le in base alle pietre che ho preso. Fantastico, io già l'amo. Farò anche una foto. Vediamo quanti ce ne sono. Questo qua, vi faccio vedere tutto, tutto. Io già l'amo la follia per questo. Poi il fogliettino. Essendo che c'è il mio indirizzo, l'ho coperto. Ci sono i rivideo comunque dei miei ordini, perché sono due ordini. Ora notiamo la scatolina stupenda con questa bellissima cosa. Io già l'adoro. Allora, andiamo a tirare fuori le cose. Ho solo una mano. Eccoci qua la scatolina. Ovviamente la ferro perché è stupendissima. E abbiamo qua. Questo qua. Devo fargli anche una foto perché è una cosa stupenda. Quindi, volevo rimetterla dentro, ma adesso per l'impresa mondiale la facciamo così. Con i bigliettini. Allora, riprendiamolo. Non volevo assolutamente rovinare questo, quindi non l'ho rovinato. Ho fatto uscire tutto fuori, quindi abbiamo un po' di questo che lo rimetterò nella scatolina. E qua abbiamo i miei cristallini, che metterò su questo coso nero così li vedrete, perché se non si vedono. Un attimino. Mi ho sistemato tutto, controllo anche se ci fosse tutto. Allora, a parte la bustina super fashion, che ovviamente. Allora, partiamo dai funghetti che sono stupendi. Facciamo anche una foto perché è bellissima. Poi farò le foto un po' meglio perché fate così. Allora, partiamo da questa qua, è l'apatite grezza. Purtroppo non è colpa della ragazza, ma purtroppo si è sbeccata qua e c'è un pezzettino qua, due pezzettini però. Non fa nulla perché comunque li userò lo stesso, non c'è nessun problema, però è stupenda. Provo a farla vedere bene se riesco. La trovo comunque bellissima. Purtroppo la misura non ha una grande risoluzione, ve lo dico, però contro luce è stupenda. Non guardate le mie unghie, guardate la pietra. Il cristallo è bellissimo, mi piace un casino. E non c'è nessun problema perché questo qua lo userò poi, permettemelo. Io ho delle ampolline, sono stupende, non importa se è purtroppo scheggiato, ma sono tipo delle chips, quindi le userò comunque. Poi i funghetti sono troppo carini, sono bellissimi. Tra l'altro io li voglio usare per fare dei ciondoli. Guarda come sono belli. Questa qua è il funghetto in sodalite. Guarda quanto è bello proprio, è stupendo. Poi c'è, intanto che faccio vedere, l'esposto così. Poi funghetto in diaspro sanguigno. Guarda quanto è bello, è stupendo, trovo bellissimo. Ametista S, che vedete, ecco, è questa che purtroppo è andata a scontrarsi nel coso insieme. È stata lei la vittima, cioè il carnefice del coso, perché qua purtroppo la trovo bellissima. Non importa se è sbeccata, chi se ne frega. Tanto si è scontrata con un altro cristallo, quindi va bene lo stesso. Però è davvero bellissima. L'occhio di tigre, che io lo volevo da tantissimo tempo, ed è stupendo. Volevo farvelo vedere bene. È stupendo. Questo invece è sempre il diaspro sanguigno, però proprio burattato pietra. È bellissimo. Cioè, adoro i colori. È stupendo. Questo già si vede meglio. L'item. Sì, sto leggendo perché così sono sicura. L'adoro sia per il colore che per la proprietà, è veramente bellissimo. Bello, raga. Penso che sia un lapislazzo, perché io lo desideravo tantissimo. Guardate quanto è bello.
Fatti vedere quanto sei bello. Ti prego perché io non voglio collaborare. Oh, guardate, cioè, guardate quanto è bello. Cioè, guardate la bellezza. Io adoro. Poi io che amo il blu, ma poi questa pietra, questo cristallo lo adoro. Io li chiamo pietre, ma sono cristalli, pietre, comunque lo adoro. I cristalli. Mi piace più così perché c'è un po' più di luce. E poi ci sono tutte le carte con le proprietà. E un grazie a Spooky Moon. Grazie tantissimo, io ti amo. E grazie a tutto che mi è arrivato tutto a San Valentino, questo è il mio autoregalo di San Valentino. Seguitela su TikTok e su Instagram, mi raccomando, perché guardate che qualità. Cioè, è stupenda.